Dalla finanza al frantoio, ci racconti brevemente la tua storia? La mia storia è stata quella di, grazie alla finanza, di poter portare, di trasporre dei modelli di finanza e quindi dei numeri per dare un approccio scientifico a quella che era la mia grande passione e di fatto il lavoro della mia famiglia, quello della produzione dell'olio. Che peso ha avuto il marketing per lo sviluppo aziendale di Frantoio Muraglia? Il ruolo del marketing e della comunicazione ha avuto un ruolo importantissimo perché di fatto ha segnato la differenza tra le aziende che comunicano tradizionalmente i valori e le qualità di questo prezioso ingrediente, appunto l'olio extravergine di oliva, rispetto al modo originale, colorato e impattante con il quale il Frantoio Muraglia ha comunicato a tutto il mondo le peculiarità del proprio prodotto. Quali sono i vostri prossimi passi? Di sicuro consolidare quella che è l'integrazione di tutti i processi di produzione, quindi continuando ad acquisire aziende agricole per garantire quindi ai consumatori sempre più coerenza, trasparenza e garanzia, e cercare di essere il più autentici possibile, quindi il più sostenibili possibile, e fondamentalmente di rendere anche costantemente felici. Siete presenti in 48 paesi al mondo, quali sono le prossime bandierine? A me piacerebbe consolidare la nostra presenza ancor di più nei paesi asiatici, dove modelli e costumi alimentari differenti rendono effettivamente difficile o non dico impossibile, ma difficile la penetrazione di un olio che di fatto è visto come un prodotto di altissima nicchia. Grazie. Grazie a te.